tutti, benvenuti in un nuovo appuntamento con Filo Diretto. Come sapete, questo è uno spazio a vostra disposizione. Numero telefonico è 0131 23 10 92 per ascoltare i vostri commenti, sentire i vostri umori sulle vicende principali che ci sono in questo momento in discussione in Italia. Naturalmente questa è la settimana cruciale della par condicio, per cui ultima settimana prima del voto, un voto molto importante che riguarda innanzitutto l'Europa intera e quindi l'Italia compresa, ma poi che riguarda anche il Piemonte, perché c'è anche una competizione per eleggere il nuovo consiglio regionale. E poi ci sono anche elezioni comunali, ma diciamo che questa tornata elettorale, soprattutto per quanto riguarda la comunità europea, voglio dire i 28 paesi che sceglieranno tutti quei rappresentanti delle realtà locali, delle realtà dei singoli stati, faranno veramente, segneranno una piccola rivoluzione, no? Speriamo anche una grande rivoluzione da un certo punto di vista. Comunque, una piccola rivoluzione negli equilibri per quanto concerne quello che è la gestione della politica comunitaria, che tutti quanti vorremmo fosse più presente, più efficace, soprattutto più equilibrata, più corretta nei confronti dei vari stati e non solo comandata dai grandi leader dell'economia europea. Vabbè, comunque questo lo vedremo, succederà se naturalmente si andrà a votare, se tutti andremo a votare. L'invito è questo, a dire la vostra, a non subire soltanto quello che pensano gli altri, perché abbiamo visto dalle ultime tornate elettorali, ma anche dai referendum precedenti, che quando la gente si muove, quando decide di entrare nella cabina elettorale, riesce a fare delle rivoluzioni, dei cambiamenti importanti. E, tra l'altro, stavo guardando che naturalmente alcuni dei problemi che ci sono un po' su tutti i tavoli dei paesi o dei governanti d'Europa riguardano la redistribuzione del reddito, cioè detassare in qualche modo quello che è il. Io non sento a dire il vero se ci sono delle telefonate o no, poi me lo dite voi. Dicevo, detassare quello che è il ceto medio, cioè coloro che hanno uno stipendio normale o non abbastanza sufficiente non sufficiente per arrivare alla fine del mese, cosa che succede in Francia, succede in Italia, succede un po' ovunque. Cosa che riguarda naturalmente anche i pensionati, cosa che riguarda un sacco di gente che vorrebbe adeguato il proprio stipendio per potersi permettere una condizione di vita più dignitosa. Qualcuno l'ha avuto questo aumento, per esempio un dipendente su tre della regione Piemonte questo mese ha avuto un'integrazione, è stato promosso di grado, 863 dipendenti hanno avuto un aumento. Ci congratuliamo con loro, che possiamo dire. Sentiamo la prima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno signor De Vinci. Buongiorno. Volevo così fare una piccola osservazione. Ieri sera Sì. ho potuto assistere a quel programma di Nicola Porro, La Quarta Repubblica. L'ho visto anch'io. E mi fa piacere. E mi creda, nella mia ignoranza ho saputo e sono venuto a sapere cose che io non le sapevo. Per esempio, non sapevo che se tu ti alloggi o fai qualcosa verso ciò che è del Vaticano paghi 40 euro al giorno. Non sapevo che il Vaticano ha il 20% del territorio italiano che è occupato e che praticamente non ne fa niente. Che addirittura in Piemonte, mi pare, no, a Roma, mi scusi la mia Sì. ignoranza. A Roma il 40% di territorio è occupato dalle loro. Ma a un certo punto ho sentito quel psicologo che si è arrabbiato tanto, e sembrava che fosse una cosa evidente per quel che non mi ricordo più se è un monsignore chi era. Ma sì, ma è così, perché Dio aiuta, bisogna. E
Sì, ma ricordiamoci una cosa, che con la scusa dei soldi hanno già messo in croce 2000 anni fa qualcuno, visto che loro si fanno vedere così belli. Forse il messaggio che dicono loro non è quello che diceva nostro Signore, in quale io credo, mi sento cristiano. C'è qualcosa che non funziona mica tanto, sa? E più si vengono a scoprire queste cose, guarda che ci perdono, Buongiorno. Grazie, buongiorno. L'informazione è una cosa importantissima, la gente deve sapere, la gente deve essere a conoscenza delle cose, diciamo, importanti che fanno non solo questo paese, ma che regolano, che esistono in tutto il mondo. Allora, io di Nicola Porro veramente ho visto la parte dove si discuteva di fascismo, antifascismo, se il provvedimento, alcuni provvedimenti contro l'immigrazione, o che tendono a regolare, meglio, scusate, ho sbagliato il termine, non contro l'immigrazione, ma che tendono a regolare l'immigrazione, possono essere considerati vicini alle leggi razziali che fece Mussolini o no, e quindi se il provvedimento preso contro quell'insegnante di Palermo che ha fatto pubblicare o che comunque in qualche modo non ha controllato quello che pubblicavano i suoi studenti o che insomma hanno riportato in assemblea paragonando le leggi, diciamo, del ministro dell'interno a quelle delle leggi razziali, ecco, questo mi ha appassionato particolarmente e non so quanto sia importante la mia opinione, ma se voi l'avete visto mi piacerebbe sapere se pensate che minimamente si possa avvicinare un decreto che regola l'immigrazione a quello che erano le leggi razziali, diciamo, di quel periodo, no? Mi sembra che non siano molto attinenti, però vabbè, ognuno ha la sua opinione, sentiremo. Ieri sera sono confrontati in molti e questo ha fatto sì che noi creassimo un'opinione ancora più approfondita. Pronto? Sì, buongiorno, sono Romualdo da Acquiterme. Buongiorno, salutiamo Romualdo da Acquiterme. Allora, io sono d'accordo per il diminuire le tasse, sì, no? Alla fascia più debole. Dovrebbe essere come prima del 2004, quando Prodi dal 17% che pagavamo tutti, da 0 a miliardi, no? Ha portato le quattro aliquote che hanno distrutto l'Italia, no? Perché 23% dopo 8.000 euro, 27% dopo 15, 44% dopo 50, scaglione, eccetera, sì. Ha distrutto l'Italia. Se non ritorniamo alla tassazione, no? Che pagano tutti da 0 a miliardi, eliminiamo anche il lavoro nero e l'evasione fiscale. Comunque, questo è il mio punto di vista. Adesso vi chiedo un piacere, sì, personale, no? Mi dica. Per tutto il condominio dove abito. Io abito ad Acquiterme, in via San Defendente 64, che è una bella zona, che ci sono, diciamo, case popolari, benestanti, ville, eccetera. Davanti al mio palazzo, all'altezza del 64, c'è un tombino dell'Enel sul marciapiede, che c'è un formicaio che sta invadendo il palazzo, le ville, eccetera. Abbiamo scritto, abbiamo fatto petizioni, abbiamo raccolto firme. L'Enel, dov'è l'Enel? Facciamo un mucchio di soldi. Anche perché il pericolo è che queste formiche mangeranno anche i fili della luce. Perché sono tremende. Sì, sì. Adesso stiamo combattendolo col vaido, quello in polvere, o il borotalco che è efficace. Loro continuano, bucano il cemento, bucano il marciapiede. Dateci una mano, ditelo voi a Lenel di venire un attimino, se no qui queste formiche si mangiano. Facciamo la fine degli ospedali di Napoli. Sì, grazie per la telefonata. Quella degli ospedali di Napoli, sapete che c'è un dibattito in corso, no? Per capire se non è stato costruito, diciamo, ad hoc quel filmato per denigrare l'ospedale o se davvero
le formiche erano presenti. C'è un'indagine, chissà se ne verremo a capo di questa storia, se sapremo mai se era veramente una roba reale o se, quindi incredibile, o se invece era stato solo un escamotage per denigrare l'ospedale. Vabbè, domani volevo dire, prima di passare alla telefonata, chiedo scusa, che avremo un ospite qui che sarà Paolo Berta dell'Associazione Idea, che è anche un consigliere comunale che è su una sedia a rotelle, che quindi ha tutti i problemi dei disabili per girare per la città, eccetera, eccetera. Ne approfitteremo per fare appunto della situazione e per appunto analizzare quali ostacoli ci troviamo ogni giorno lungo le strade, disabili o non disabili, perché moltissime volte ci tocca camminare in mezzo alla strada con l'autobus che ci passa vicino perché le macchine sono parcheggiate da tutte le parti o perché ci sono buche o cose di questo genere. Bisognerebbe forse agire con un progetto più importante, solo che ne parliamo da tanti anni, speriamo che prima o dopo qualcuno se la prenda a cuore questa storia. Sentiamo la telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, da dove ci chiama? Buongiorno, ciao Daniele, io sono Davide, chiamo da Uviglio. Sì, buongiorno Davide. No, volevo chiedere, cioè dire una cosa riguardo a ieri, no, che parlando lì della trasmissione di Nicola Porro, no, su Rete 4, sì, che l'ho vista, hai visto anche te, giusto? Sì. Perché praticamente, non so se hai visto, però ho visto che c'era una signora lì del NCC dei taxi, no, che si chiama Greta, non mi ricordo il cognome, comunque c'era sul fatto, no, che, no, per in Alessandria c'è sulla destra, no, il partito non è di centrodestra, e lei ce l'aveva con l'affare, no, di andare da Alessandria a Malpensa, che si può, no, poteva andare, però poi facendo il ritorno non si poteva, quindi automaticamente, no, andava, però cioè i taxi lì che sono lì in piazza, lì nella stazione, no, deve andare, cioè praticamente devono i taxi, quelli lì di Alessandria devono solo girare qui intorno e non possono, no, andare, non possono fare servizio ad esempio a Malpensa, cioè fuori dalla regione, no? E c'era vero sul fatto che appunto su questa cosa qui del centrodestra, che tutti hanno votato, no? Adesso Gianfranco Cuti che arriva in viaggio, il sindaco di Alessandria, però a quanto pare che ieri Salvini diceva votate il 26, però a quanto pare, perché lei giustamente ha detto sono ignorante, no? Perché ignora, perché proprio non sa in materia, ha detto, però se ci dovete dare, no, di servizi, no? Cioè, che se li date proprio, perché, no? Perché la Lega promette tanto, però poi a quanto pare ha tante parole, bene o male, per tutti gli altri, poi nei fatti i risultati insomma sono sempre quelli, soliti, infatti. Sì, beh, che portino ad esempio questa cosa è abbastanza strumentale, perché ieri sera per esempio hanno parlato su Striscia la Notizia anche di Piacenza, hanno portato altre cose. Il problema è in tutta Italia quasi, voglio dire, è un problema abbastanza grave. Comunque, grazie per la telefonata, per il suggerimento. I problemi. Vuole concludere? Adesso, dico ancora l'ultima cosa, perché comunque sicuramente adesso è proprio giusto per le due parole, molto simpatica, bella quella sicuramente, però proprio il fatto in sé, cioè, mi dispiace anch'io, però, no, io non sono una persona comune come gli altri, no, però vedendo io dal di fuori, no, che certa gente come lei, no, cioè, che è un servizio già che doveva andare, no, però a quanto pare, no, c'è centrodestra, però su tante cose, no, tuttora non lo fa, io comunque dico, speriamo, che io adesso non dico chi voto, però comunque si sa che centrodestra, no, come poi c'è anche Berlusconi subito dopo Salvini, no, non so se hai visto anche te, comunque sono bravi tanto a parlare loro, poi io non giudico, non dico voti, però poi nei fatti insomma lì che si vede, io poi era solo una parentesi, solo sì, per sì, dire comunque, certo. Grazie e buona giornata. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Il problema è che, diciamo che, anzi, i problemi in Italia si sono presentati già molti anni fa e purtroppo nessuno è stato in grado di risolverli veramente. Cioè, noi abbiamo avuto un ricambio continuo sia nelle amministrazioni locali che nell'amministrazione nazionale.
abbiamo cambiato sindaci, abbiamo cambiato presidente del Consiglio, ma i problemi non è che sono stati risolti, rimangono lì. Qualcuno ogni tanto ci prova trovando tutti gli ostacoli del caso, trovando tutti i problemi, perché poi anche nelle cose che non funzionano benissimo, che vediamo che sarebbero da cambiare, qualcuno ci ha messo radici, ci ha creato un business, eccetera, eccetera, e allora in qualche modo anche cercare di correggere questa cosa che è sbagliata ci mette contro gli interessi di qualcun altro. Lo vedrete anche nel nostro telegiornale, sentirete innanzitutto che ci sono stati non so quanti controlli, 246 persone controllate, tutta una serie di ore passate a controllare la stazione di Alessandria, Piazza della Libertà, eccetera, eccetera. Stanno dando dei risultati. Certo, ogni tanto uno si chiede perché bisognava aspettare che il problema arrivasse alla, diciamo, a una rilevanza nazionale o comunque ad essere addirittura a finire su un organo di stampa nazionale prima di passare all'azione, però è successo, ben venga. Stavamo parlando stamattina, in effetti la cosa sta diventando più vivibile. Però a parte questo ce ne sono molti altri di problemi che si trascinano. Io penserei ancora molto più che a questo, anche a quello economico degli italiani. La prima telefonata, se non sbaglio, ieri nella trasmissione di Chetti è stata di una signora che lamentava una pensione non assolutamente adeguata a quello che si può dire una persona che deve vivere in maniera dignitosa. Ecco, di questo mi preoccuperei. Sentiamo la telefonata, pronto? Grazie alla regia per avermelo ricordato. Pronto? Pronto? Signor De De Vinci, volevo solo puntualizzarle una cosa. Sì. Visto che lei è così in gamba a glissare su certi argomenti, glielo dico io. La religione cristiana non è più religione di Stato da molto tempo. Sì. Va bene che abbiano delle radici profonde, però stia attento che si può cadere di una ipocrisia demagogica, perciò il suo lavoro è molto difficile. Stia sempre attento a glissare, perché tante volte ci rimette lei. Buongiorno. No, io non ho che volevo glissare, non ho visto quella parte. Mi dispiace, allora non sono in grado di commentare questa cosa, non ho solo visto quella parte, mi impegno a guardarla, per fortuna l'avevo registrata, quindi la guarderò e le dirò di più. Comunque in ogni caso, anche se non è stata registrata, si può vedere anche successivamente il programma, si può scaricare o comunque vedere oramai tutti i siti principali. E le televisioni principali italiane ripropongono costantemente su internet i loro problemi, si possono vedere e andrò a vederlo, giuro. Poi tra l'altro quel programma mi piace molto, quindi lo guardo anche molto volentieri, non è che voglio glissare, assolutamente. Sentiamo la tua telefonata, pronto? Buongiorno signor Vinci, sono Gino d'Alessandria. Buongiorno Gino. E volevo dirle una cosa a proposito dei servizi di Striscia la Notizia. Non so se lei l'ha visto ieri sera, quello che riguardava le macchine non assicurate, no? Erano in un piazzale di un supermercato e con un'applicazione del telefonino che ho anch'io sul telefono, a volte sono lì che aspetto mia moglie fuori e faccio la prova. Ce ne sono parecchie di macchine non assicurate, è possibile che i vigili non possono avere sul telefonino questa applicazione e basta no, la target e dice assicurata, non assicurata e di conseguenza regolato. Poi quando succedono incidenti c'è chi non paga. No, credo che adesso abbiano uno strumento del genere, credo che adesso, ma allora non so se non l'hanno ancora. Com'è? Penso che non lo usino, perché io su 10 macchine che batto la targa minimo ce ne sono due che non sono assicurate, perciò non lo so, questi controlli, la stessa questione che continui a vedere gente che guida il telefonino, mai visto fermare uno e fare la multa perché è al telefono, niente da fare, certo. Compreso a volte gli autisti degli autobus e delle affari. Lei mi va ha bene, ricor- signor Vinci. Grazie per la telefonata. Tra l'altro lei mi ha ricordato una cosa, che ieri TG5 ha trasmesso un servizio da New York dove c'era l'inviata
che raccontava che il sindaco di New York sta facendo diventare, diciamo, sta vietando assolutamente di mandare messaggi mentre si attraversano le strisce pedonali. Le multe andranno da $50 a $200, quindi anche i pedoni, quando stanno lì a mandare i messaggi e si attraversano la strada, è chiaro che il pedone va sempre tutelato, ma se è lui a cercarsi un problema grave, a mettere a rischio poi l'incolumità anche degli altri, degli automobilisti, di tutto quanto, poi possono succedere delle cose incredibili, ma soprattutto anche per tutelare loro stessi, allora stanno vietando non solo di usare il telefonino in macchina, non solo di mandare messaggi in macchina, sono già abbastanza pesanti lì le pene, ma stanno penalizzando, comunque in qualche modo stanno cercando di cambiare la mentalità della gente, di colpire il fatto che usi il telefonino anche mentre va a piedi, dico mandare messaggi, parlare è normale mentre si va a piedi, però mandare messaggi, quindi guardare lo schermo e scrivere, è chiaro che ci distrae. Quindi ben venga questa cosa, che dobbiamo mettere maggiore attenzione a quelli che guidano, ma anche a quelli che stanno a piedi, che vanno a piedi quando attraversano. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, signor Dete. Buongiorno. Volevo segnalarle un fatto. Sì. Sulla statale, sugli incroci diciamo comunali che vanno sulla statale 10, ci sono le erbe alte un metro. Quindi non la tagliano mai finché non succede l'incidente. Quindi, se può segnalarlo, mi farebbe... Sulla statale 10, che sarebbe quella che va verso Spinetta Marengo... Guardate, che va verso Spinetta Marengo, verso Tortona. Verso Tortona. Gli incroci, c'è l'erba alta un metro. Non si vede, quando si deve attraversare non si vedono accidenti. E poi però la tagliano nel momento in cui succede un incidente, perché tutti gli anni succede così. Certo. Grazie, grazie per la segnalazione. Anche su questo, grazie a lei. Anche su questo volevo dire, non è che possiamo accettare il fatto che si taglino i fondi alle province o che si, in qualche modo si cancellino le competenze delle province o il potere delle province, se poi non si trova una soluzione ai problemi che si vengono a creare successivamente. Il problema poi diventa nostro. Non possiamo accettare che si tagli il bilancio, no, della città di Alessandria, e per tagliare il bilancio, che so io, magari si metta uno stop ai lavori per mantenere il verde o per mantenere in maniera, diciamo, decorosa e sicura il verde in città, perché anche questo crea problemi agli incroci, cioè ogni singolo provvedimento in qualche modo ci deve riguardare, dobbiamo chiedere, scusate, non si può tagliare da un'altra parte piuttosto che sul verde pubblico, ma non perché vogliamo una città bella, vogliamo una città sicura soprattutto, poi anche bella. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove ci chiama? Da Spinetta Marengo. Prego. Pronto, buongiorno. Sì, sì, parli. Senta, pure. Io volevo riferisco alla telefonata che ha fatto prima, che dicevano che tutte le macchine sono senza assicurazione. Sì. Prego, prego, continui, non stia a sentire però la televisione. Lei le parli macchine pure. Non è più obbligatorio esporre l'assicurazione della macchina. No. Non è più obbligatorio esporre il cartellino dell'assicurazione. Sì, questo sì. Così l'hanno detto le assicurazioni, dove vado io, hanno detto non esporre, che tanto lei l'assicurazione l'ha pagata, ma non vale a esporre il talloncino. Sì, sì, no, ma il tagliando va bene, non si deve più esporre, però l'assicurazione deve avercela. Non si tira più fuori tagliando. Sì, sì, non si mette più, però l'assicurazione ci va lo stesso. L'assicurazione ce l'ha, e come? Io non giro senza assicurazione. No, ma, va bene. Ma lui segnalava un'altra cosa. Grazie a lei. Allora, praticamente è vero che non bisogna più esporre tagliando, perché oramai c'è una centrale super computerizzata che riesce a dire in tempo reale, immediatamente, mettendo il numero di targa, se quella macchina ha l'assicurazione o no.
Se ce l'hanno le forze di polizia, ce l'hanno che so io, appunto i vigili, e ce lo potete avere anche voi sul telefonino, basta prendere un'applicazione, come diceva il telespettatore prima, e controllare se con la macchina ha l'assicurazione o no. Certo, noi non possiamo farci niente, però ci si aspetta che si possa fare. Allora, non volevo entrare troppo nel merito di questa storia, però ci sono, se non sbaglio, li hanno messi a Novi Ligure o in qualche altra città, dei varchi di ingresso in città. Quando la macchina passa sotto questo, diciamo, questa specie di telecamera, allora a quel punto scatta un controllo automatico. Dobbiamo chiudere? Non ho capito, non ho visto bene nel buio, però mi sembra di sì. Sì? Ok, perché l'orologio è girato al contrario. Dicevo, e scatta automaticamente il controllo sull'assicurazione, non è più importante esporre tagliando. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito questo programma fino a qui, vi lascio il telegiornale, ci rivediamo domani, buona giornata.